cordiale saluto ai nostri telespettatori, bentornati a Napoli TV, Salotto NTV. Quest'oggi ospitiamo un rappresentante istituzionale, diamo il benvenuto per la prima volta nei nostri studi Gennaro Ruggero, che è un dirigente del partito Fratelli d'Italia. Ben arrivato. Grazie e buongiorno a lei. Allora, lei arriva dall'area del nord di Napoli, precisamente dal comune di Mugnano, quindi ha grande esperienza soprattutto politica in quell'agglomerato urbano molto grande che riguarda naturalmente la nostra città. Quali sono le criticità che ha riscontrato e quali naturalmente anche le prospettive di soluzione secondo lei in quella zona? Ha detto bene lei, un agglomerato urbano. Napoli Nord è diventato un agglomerato urbano e sostanzialmente sono diventati tutti piccoli quartieri dormitorio, dove le amministrazioni locali hanno preferito e hanno concentrato il loro impegno su quelle che potevano essere le agevolazioni da poter dare ai grandi investimenti, alle grandi speculazioni edilizie, sottovalutando e trascurando tutto quello che poi erano i servizi che si dovevano dare a questi grandi agglomerati urbani. Quindi ci ritroviamo con grandi quartieri dormitorio che sostanzialmente non sono serviti da quelli che sono, diciamo così, le necessità di prim'ordine per i grossi agglomerati urbani e per le grandi masse di cittadini che si sono poi spostati nella provincia, in particolare a Napoli Nord. C'è un'attività che si chiama Officina Mugnano, di che cosa si tratta? Officina Mugnano nasce a Mugnano, appunto, per esigenza e per necessità di tutti i partiti di centrodestra, con l'obiettivo di riuscire a capitalizzare quelle che sono le risorse, le energie politiche e professionali che possono sicuramente servire alla realizzazione di un programma elettorale che ha l'ambizione, con il consenso dei mugnanesi in questo caso, a diventare programma di governo. Officina Mugnano perché noi riteniamo che possa essere il posto e il luogo di lavoro dove gli operai, gli artigiani, gli uomini di buona volontà della politica locale si possono impegnare per realizzare le idee che devono mettere in moto un paese che in questo momento soffre dei grandi disservizi causati da una serie di amministrazioni che negli anni non hanno saputo risolvere i problemi che attanagliano la città. Lei rappresenta Fratelli d'Italia, lo diciamo prima, un partito che sta riscuotendo sempre maggiori consensi, è sempre più successo, è considerato un po' il partito di centrodestra di riferimento di tanti italiani. Io penso che il successo sia tutto da ascrivere a quella che è una nostra coerenza rispetto a delle battaglie che ci hanno sempre appartenuto, quella che sono identificabili nelle difese del territorio, nella valorizzazione delle tradizioni e di quelle che sono tutte le realtà locali. È un premio alla coerenza delle battaglie della nostra leader, di Giorgia Meloni, e di una classe dirigente che negli anni ha saputo interpretare il fabbisogno e le esigenze della città e in particolare di Napoli Nord. E tornando invece alla regione Campania, già che ci troviamo anche al cospetto della prossima tornata elettorale, vale a dire le regionali, quali sono le criticità che appunto in qualche modo contestate anche al governo attuale? Ma io penso che le criticità che la Regione Campania oggi vive sono tastabili quotidianamente dalla popolazione. È all'ordine del giorno ormai i disservizi del campo dei trasporti. Noi ultimo abbiamo avuto questo grande problema della metropolitana collinare che si è vista bloccata per una serie di disfunzioni strutturali che la Regione non ha saputo risolvere. Se non vogliamo andare oltre e possiamo andare nelle criticità della sanità campana, che c'era qualcuno che qualche anno fa gridava mai più ultimi, ma in effetti ultimi siamo rimasti, anzi peggio di quelli che eravamo prima. Le lunghe code d'attesa per una semplice visita specialistica o quelli che possono essere i grandi disagi che si vivono nei pronti soccorsi delle strutture sanitarie campane, penso che la dicono lunga su quelle che sono state le inefficienze di una regione campana che non ha saputo assolutamente soddisfare le necessità in campo sanitario della popolazione. Sarete presenti naturalmente come partito alle regionali, ma poi ci sono anche diverse comunali comunque nel territorio. Sicuramente saremo presenti con una lista fatta di professionisti, di uomini di partito e di grandi risorse politiche che saremo capaci di mettere in campo. Saremo presenti in tutti i comuni sopra i 20.000 abitanti dove si voterà per il rinnovo dei consigli comunali e per le elezioni del sindaco. Siamo impegnati nel mettere in campo
delle squadre forti, competenti, che saranno sicuramente a interpretare le esigenze delle città che sono chiamate al voto, e lo faremo sulla scorta di quelle che sono le nostre esperienze e quindi quelli che sono gli impegni per il territorio che noi abbiamo preso, che sicuramente saremo capaci di mantenere. Quali secondo voi le cose all'ordine del giorno, le cose più importanti da attuare, diciamo, tra le vostre proposte? Guardi, noi abbiamo in campo, abbiamo in mente di mettere in essere dei programmi che vanno incontro a quelli che sono i problemi che oggi viviamo. Mi viene in mente la prima cosa, il problema dei trasporti, che dalla periferia abbiamo sempre più problemi per poter raggiungere la città metropolitana, quelli che possono essere i problemi legati all'urbanistica, all'armonizzazione dei territori, con tutti gli obblighi che abbiamo nei comuni per attuare i PUC, che sono i piani urbani comunali, che molti dei comuni non hanno assolutamente messo in essere tutti quelli che sono i provvedimenti che la legge ci consente, ma soprattutto quelli che sono delle politiche di sviluppo e delle politiche di incentivazione rispetto a quelle che possono essere le grandi imprese commerciali e quelle che possono essere le grandi imprese industriali, che noi vogliamo creare una serie di incentivi per fare in modo che si investa sui territori per creare occupazione, lavoro e sviluppo. Invece cosa ne pensate del governo invece cittadino relativo alla città di Napoli? E cosa ne pensiamo? Guardi, io ne dico una cosa così com'è. Io per venire qua, il mio navigatore oggi diceva che ci dovevo mettere 26 minuti. Con il traffico, con i lavori in corso, con i cantieri che praticamente non vedono mai fine, da 26 minuti il mio navigatore mi ha portato ad arrivare qua praticamente ad 1:10. Penso che questo sia abbastanza per poter parlare dell'incapacità, l'inefficienza di un'amministrazione che ha concentrato tutta la sua attenzione su quelle che sono le politiche appariscenti, ma che nei fatti poi non si sono mai concretizzate nella risoluzione dei problemi. Poi abbiamo tanti giovani, no? Che insomma sono un po' sfiduciati nei confronti della politica. Ma io penso di conquistarli. Io penso che una sana politica è una politica di buon senso, rivolta a quelli che possono essere sicuramente l'incentivo che tu come amministrazione debba dare ai grandi investimenti che possono mettere in moto tutta la macchina amministrativa della produzione, possono sicuramente essere poi il motivo per il quale tanti giovani poi non decidono di andare fuori regione per trovare lavoro. Questa è una pecca che le amministrazioni che si sono susseguite in questi ultimi anni, non soltanto a Napoli ma in tutta la provincia di Napoli, hanno sulla propria spalle, sulle proprie responsabilità. Penso che ci debba essere una grande politica di investimenti per trovare le risorse per poter essere attrattivi rispetto a quelli che sono gli investimenti delle grandi industrie, delle grandi realtà commerciali, per fare in modo di creare occupazione, sviluppo e lavoro, e di essere sostanzialmente la causa per il quale poi i giovani decidono di restare qui in città e in provincia di Napoli. Bene, allora siamo in chiusura, se vuole rivolgere un appello ai nostri telespettatori a seguire comunque il vostro movimento, ad appoggiarvi anche nelle prossime elezioni. Guardi, io mi sento di dire che oggi la Campania e tutte le città che sono chiamate al voto in provincia di Napoli hanno un'occasione storica. L'occasione storica è quella di girare pagina, di affidare le amministrazioni alle persone che possono essere sicuramente competenti e che possono mettere in moto una serie di politiche di sviluppo, ma soprattutto di grande impegno civile, politico e amministrativo per fare risorgere e per riportare agli grandi albori una volta la città di Napoli e tutta la provincia di Napoli. La ringraziamo per essere stato nostro ospite e le auguriamo un buon lavoro. Grazie a lei.